stiamo per imbarcarci per il volo per la Sicilia, a Palermo. Giulia è già là e per fortuna questa volta lei è andata in macchina, quindi ha portato lei i fucili. E noi viaggiamo molto leggeri e molto comodi, a parte il mega zaino di telecamere sulla schiena. Ho deciso di anticipare il mio arrivo in Sicilia, così mi sono potuta godere questo bellissimo mare. Però adesso la pacca è finita perché sta arrivando Andrea e inizieremo questa avventura di caccia. Manca ancora un po' di strada, quindi mi rimetto in viaggio. Stamattina finalmente incontriamo Giulio con un suo amico che ci portano a pesca. Stiamo uscendo dal porto di Trapani e non vedo l'ora di vedere come sono questi spot di pesca siciliani. Vai, molla, molla! Tengo Dabby perché non voglio farti fare il bagno. Grazie. Sono un po', mi sento un po' snobbato in questa puntata. Mi porto al mare, mi porto sulla barca. Guarda che onde che ci sono qua. Oh, ma guarda, non si sta in piedi. Metti sulle salvagente. Io sto qua in cabina. Alle prime luci dell'alba abbiamo individuato con l'ecoscandaglio una mangianza. Proviamo, vai, buttati giù. E già le prime lenze hanno portato qualche soddisfazione, ma l'obiettivo è cercare le esche vive per pescare poi pesci più grossi. Io dovessi fare una scommessa, Tabby, appunto sull'arcangelo di qua. Come mai? Non so di me. La faccia da uno che ne sa qualcosa. Uno che sa? Malfidente. Anche se te... L'ho preso. Vedi che riprende, vedi? Oh, ma che ne sa che c'ho io qualcosa qua? Anch'io sento qualcosa qua. Uno pari? O ne hai presi due? Come ne ho tre attaccati? Così a naso. Pescatore, uno ci diventa. Bravo. Oh, saranno due o tre almeno. Porca miseria, è grosso. Ormai sapete tutti che il mio ambiente è la montagna. Non ho molta confidenza con la pesca. Mi manca la tecnica, la manualità e anche la pazienza, probabilmente. Gabriele e Giulio, invece, sono nati sul mare. Già alle 10 passate e il caldo direi che si fa sentire. La pesca è fatta di dedizione e pazienza. Gabriele ha dimostrato di averne tanta, sicuramente molta più di noi tre. E poi si sa, la fortuna aiuta gli audaci, così come le cose belle si presentano a chi è capace di aspettarle.
mentre stavamo cercando ancora di pescare, sono spuntati questi delfini bellissimi e ci siamo avvicinati con la barca e li abbiamo visti proprio da vicino, stupendo. Ragazzi, è arrivato l'ora di fare un bagnetto, cosa dite? Io non ce la faccio più, bagno. Esausti, ci siamo divertiti, però com'è andata oggi la giornata di pesca? Così così, abbiamo fatto qualche calamaro, abbiamo provato a prendere qualche dendice, qualche cernia, ma purtroppo è andata male. I pesci sono un po' come le beccacce, ci sono migratori anche loro, com'è che funziona? Diciamo che ci sono dei periodi dove sono più attivi e dei periodi dove sono un po' più apatici. E questo è più un periodo di stasi, ci scapitano poi le giornate chiaramente. E si basta avere un po' di fortuna. Esatto, quella che ci è mancata nella fase finale della giornata. Bisogna capire chi è che porta iello su sto bagno. Adesso facciamo il bagno, ma poi vediamo. Va bene, intanto ci facciamo un tuffo. Vai, Sabina. Via. Nonostante tutto è sempre affascinante. Adesso però è ora di dedicarci alla caccia. Circa 150 metri, solo che si vedevano solo femmine. In realtà c'era forse uno o due rossi che si potevano prelevare, però quando Giulia ha trovato la posizione giusta ormai andavano via e non abbiamo rischiato. Giulia è proprietario di questa riserva in provincia di Trapani e stasera ci ha dato la possibilità di prelevare cinghiali o mufloni. Peccato per questa occasione persa. Qui gli animali con il caldo escono molto tardi e diventa difficile vederli prima di notte. Ormai la luce utile è praticamente finita e non ci resta secondo me che andare a assaggiare qualcosa di tipico. Tabi, che ne dici se andiamo a fare aperitivo e mangiamo cena? Bello. Vai, ci sto. Safaria è un'invenzione di Giulio e si vede che ci ha messo proprio tutta la passione nel crearla. Un giro in jeep in stile safari ti permette di avvistare animali improbabili per un territorio siciliano come struzzi, antilopi, bufali, per poi godersi il tramonto in una sorta di terrazza naturale dove si può degustare piatti con prodotti a chilometro zero. Una meraviglia. Yeah.
Giulio questa mattina ci aspettava alle 7 per andare a caccia e credo che sia 3 mesi che non piove in Sicilia. Guarda che roba. Voglio tornare nel letto, va. Fabi. I cani hanno fatto una mezza ferma qua, però sinceramente non erano troppo convinti. Adesso proviamo a fare quella parte centrale lì di nuovo. Tabby, vengo verso di te. Vieni, bravo. Questa mattina siamo partiti con l'idea di cacciare le quaglie, ma purtroppo la pioggia che è caduta stanotte ci ha rovinato un po' i piani. In ogni caso possiamo cacciare anche i beccaccini che in questi laghetti hanno trovato un habitat perfetto. Quindi abbiamo qualche speranza in più di vedere animali. Fabi, mi fermo qua, eh. Mi fermo lì il cane. Bello, ma l'assisti, ti ha iniziato a fermare da là? Li ha fermati lontanissimi, poi quando sono arrivato qua sull'acqua sono partiti, c'erano piro piro, combattenti, pittime, ho visto sto beccaccino in mezzo. Non sapevo cosa fare. Va bene, cioè, ho capito ferma. Che era un beccaccino, allora poi ho fatto 2 botte da te. Ma ne sono partiti parecchi beccaccini. Sì, è vero. Hai fatto un bel tiro comunque. Grazie, Fabi. Adesso qua la situazione si è fatta un po' calda, perché i cani fermano, guidano, ma sti beccaccini non è che tengono tanto. Quindi faccio più attenzione, ma lo carico. Giulio, passo il fucile, ti passo qualche cartuccia, quante te ne servono? Ah, un paio. Va bene. Vai, poi se servono ancora mi chiedi. Va bene, grazie. Mi raccomando, Giulio l'ho conosciuto parecchio tempo fa, quando eravamo ancora dei ragazzini. E con grande piacere, dopo diversi anni, ho trovato lo stesso ragazzo, ma con le idee ben chiare. Ha creato Safaria, ha fatto della sua passione per i funghi e i tartufi un lavoro e segue la riserva di caccia di famiglia. Che dire, bravo Giulio. Vabbè. 2 botte le abbiamo fatte, ci siamo divertiti. Esatto. Adesso proviamo ancora con le quaglie. Domani, eh? Domani proviamo con le quaglie, speriamo che il tempo sia favorevole. Favorevole. Intanto grazie Giulio. Grazie a voi ragazzi.